Dicevo che cancelliamo, eliminiamo tutte le pagine index 2, 3, 4, teniamo solo la pagina index.html e andiamo nella riga, non mi ricordo qual era, dove c'era il form, dove abbiamo inserito il form inizialmente. Adesso dobbiamo fare le seguenti variazioni. Intanto non ci serve avere nel form né l'attributo action, né l'attributo method, perché lo specificheremo poi con Ajax e jQuery. Ma invece abbiamo bisogno di un ID. Perché? Perché questo ci servirà poi per andare a prendere tutti i campi, i valori inseriti nel form e mandarli al server attraverso usando Ajax. Quindi nel form ci va un ID. Poi altre modifiche rilevanti non ce ne sono. Ok? Rimane tutto come era in precedenza. Bene. Allora, lasciamo perdere un attimo qua tutta la questione di jQuery. jQuery lo potete scaricare, lo potete. Qua c'è tutta la descrizione sulla quale non mi soffermo in questo momento. Perché noi tanto abbiamo un template, stiamo usando un template dove c'è già dentro tutto. Abbiamo già dentro tutte le cartelle con tutto quello che ci serve, quindi non c'è bisogno di andare a occuparsi per adesso di questo. Invece, quello che dobbiamo fare è all'interno della cartella JavaScript, JS, c'è una cartella JS dentro alla cartella di progetto. Lì dentro dobbiamo creare un file che io ho chiamato email underscore reg, quindi è lo stesso nome del file PHP, ma con estensione JS, cioè l'estensione JavaScript. Iniziamo a scrivere dentro questo codice, dentro questo file, queste righe di codice. Dollaro document.ready function, aperta graffa, chiusa graffa, chiusa tonda, punto e virgola. Questo è il modo, diciamo, di scrivere codice jQuery. Il codice jQuery va scritto qua dentro perché in questo modo noi siamo sicuri che verrà eseguito solo quando la pagina sarà interamente caricata, non prima. Se venisse eseguito prima potrebbe dare dei problemi. Quindi questo ci assicura che il codice jQuery viene eseguito quando la pagina è completamente caricata nel browser. Qua dentro adesso dobbiamo andare a vedere cosa scrivere. Che cosa deve fare questa funzione? Sostanzialmente questo. Allora, adesso abbiamo ragionato su due elementi, il client e il server. Il client inviava direttamente al server, il server inviava direttamente al client, giusto? Con tutte le problematiche connesse. Adesso invece ci sarà un passaggio intermedio, perché il client per inviare al server dovrà passare da questo codice jQuery, che si avvale appunto della tecnologia Ajax, dovrà passare di lì. Quindi non potrà mandare direttamente, non gli consentiremo di mandare direttamente i dati al server, ma li manderemo, chiamiamolo così, questa fantomatica entità, ad Ajax. Li mandiamo ad Ajax. Poi Ajax fa qualche cosa su questi dati e li invia al server. Anche la risposta quindi verrà filtrata in questo modo, passerà prima da Ajax e poi arriverà al client. Questo passaggio intermedio che cosa ci consente di fare? Di fare questo. Il client e il server comunicano attraverso Ajax scambiandosi dati e non necessariamente intere pagine HTML. Beh, il client scambiava già dei dati, non una pagina HTML, ma il server potrà inviare indietro solo i dati necessari, senza preoccuparsi di fare redirect a pagine intere, perché una volta che i dati arrivano da Ajax, quindi da JavaScript, JavaScript può interagire con l'interfaccia utente. Mentre PHP non può fare niente sull'interfaccia utente, non può scrivere su una pagina che si trova nel browser, JavaScript sì che lo può fare. Quindi se i dati arrivano a JavaScript, se quella frase thank you arriva a JavaScript, JavaScript la prende e la può collocare nella pagina HTML dove vuole. Per cui il server non ha più bisogno di fare un redirect o di mandare indietro facendo una print o un edge
l'intero codice HTML, ma semplicemente manda indietro i dati che occorrono e poi sarà JavaScript, Ajax, jQuery, a prendere questi dati che sono tornati indietro e a collocarli nella pagina del client, nella pagina web che si trova sul browser, nel modo più opportuno. Naturalmente lo decide il programmatore, no? Qual è il modo più opportuno. Ma e quindi la pagina rimarrà sempre la stessa, non ci sarà più bisogno di fare alcun redirect. Allora, vediamo cosa bisogna fare. Intanto bisogna intercettare l'invio dei dati al server, perché l'utente fa clic sul pulsante Notify Me. E cosa succede? Siccome il pulsante è un submit, i dati partono, te vorrebbero andare verso il server, ma intanto noi glielo impediamo. Verrebbero mandati, visto che abbiamo tolto il metodo post dal form, verrebbero mandati con una get. Quindi, se qualcosa non funziona, questi dati di email la vedete comparire nella barra degli indirizzi del browser. Invece, se tutto funziona, l'email non la vedete da nessuna parte. Ora, noi dobbiamo impedire che i dati vengano mandati al server. I dati devono andare al codice, questo qua che andremo a scrivere. Devono essere gestiti da questo codice. Allora, cosa si fa per impedire l'azione di default del pulsante submit, che sarebbe appunto quella di mandare i dati al server? Si utilizza una funzione che è questa, una funzione di JavaScript, prevent default. Allora, attenzione, questa riga iniziale, queste parentesi finali sono quelle che c'erano già qui. Sto scrivendo il codice dentro. Cosa c'è scritto qui? Vi spiego proprio lettera per lettera. Dollaro, aperta tonda, apice, diesis, cancelletto, contact form, poi chiusura degli apici e parentesi, punto submit. Cosa vuol dire questo? Questo è l'analogo di quello che vedete qua. Document.getElementById, contact form, manca un apice anche qua, vedete quello giusto, sistema. Questo lo conoscete perché l'avete già fatto. Quanto tempo è che usate questo document.getElementById in JavaScript? Comanda. Allora, questo serve per andare a individuare un elemento sulla pagina HTML, andarselo a prendere. Ecco, questa è l'abbreviazione. Dollaro contact form scritto così abbrevia tutta questo codice. Notate che si utilizza il cancelletto come si fa con i CSS. Anche i CSS utilizzano cancelletto il punto, il cancelletto per andare ad individuare elementi con un determinato ID, il punto per andare ad individuare elementi, alcune classi. Allora, questo vuol dire che contact form è un ID. Vai a prendere l'elemento di ID contact form. Qual è l'elemento di ID contact form? Lo andiamo a vedere qua sopra, mi scuso per lo scroll su e giù. Eccolo qua, è il form. Vai a prendere il form, vuol dire. Bene, andiamo a prendere il form. E poi questo punto submit che troviamo qua sotto, cosa vuol dire? Vuol dire, se si verifica l'evento submit su questo form, contact form, allora fai quello che è descritto da questa function. Questo vuol dire. Quindi l'evento submit si verifica, si origina per il click dell'utente sul pulsante Notify Me. Ecco, quando l'utente fa clic sul pulsante, andiamo ad eseguire il codice che si trova all'interno di questa funzione. Questo parametro E lo scriviamo, ma non lo gestiamo direttamente noi. Però lo dobbiamo mettere perché poi chiamiamo la funzione prevent default su questo E. Questa funzione blocca l'invio dei parametri al server. Non li fa arrivare al server, ma li fa arrivare qua. Difatti, cosa facciamo? Andiamo a prenderceli questi dati. Dichiaro una variabile data, si può chiamare come volete, naturalmente l'ho chiamata data, si potrebbe chiamare anche x, e assegno questa variabile. Che cosa? Allora, sempre questo dollaro contact form è sempre il nostro form. Punto serialize. Serialize è una funzione di jQuery
che se realizza il phon, cioè detto in parole povere, prende tutti i contenuti dei campi e li mette in una stringa, come se fosse una query string. La query string è quella che vedete comparire nella barra degli indirizzi del browser quando inviate dei parametri, dei dati. Non so se ci avete mai fatto caso, c'è l'URL, poi magari c'è un punto interrogativo, poi c'è una serie di coppie, nome e valore, ID uguale, poi è commerciale. Un altro nome uguale, un altro valore e commerciale. Questi sono tutti i dati che vengono passati al server via GET. Qua la serializzazione fa questa cosa, cioè prende tutti i dati del form e li mette in una stringa di questo tipo. Allora, potevamo anche fare in un altro modo, potevamo andare a prenderci i campi del form, qua ce n'era uno, però se ne avessimo 10 potremmo andarceli a prendere tutti e 10. Ogni campo dovrebbe avere un suo ID. Quindi dovremmo scrivere delle istruzioni tipo dollaro, cancelletto, ID nel campo e andare a prendere il suo valore. Ma questa funzione serialize ci rende la vita più semplice perché fa tutto lei in un'unica operazione. È più conveniente per il programmatore. Bene, fatto questo però non è che si esaurisce qua. Adesso noi abbiamo i dati non stanno sul server, stanno dentro la variabile data. O X, come volete chiamarlo. Adesso cos'è che bisogna fare con questi dati? Ho detto prima, no? Sì, l'ho detto prima. Adesso Ajax li passa, stiamo lavorando con jQuery adesso, li passa al server. Bene, vediamo come. Allora, anche qui vi invito a leggere, qua ci sono tutti i metodi di jQuery che ci permettono di utilizzare Ajax. C'è un metodo $.ajax con tutta una serie di parametri che sono indicati in questa tabella, non sono neanche tutti, di cui solo uno è obbligatorio, il primo, URL. Praticamente questo sta, che cosa fa? Specifica a chi inviare, quale URL inviare i dati. Poi c'è Ci sono dei metodi più semplici, $.get e $.post, che come potete capire vengono utilizzati per inviare una richiesta con GET o per inviare una richiesta con POST, che hanno molti meno parametri, di cui però sempre obbligatorio uno solo, URL. Allora, potete andarvi a leggere quello che c'è scritto, invece io vado subito al codice. Bene. Allora, una volta preparati i dati, questo console.log data serve a voi per così, perché così se provate a eseguire questo codice vi vedete sulla console di JavaScript quali sono i dati che vengono inviati e poi vedrete anche con console.log response vedrete anche i dati che vengono restituiti. Così vi fate un'idea e soprattutto se c'è qualcosa che non va quando farete la vostra esercitazione, potrete verificarlo grazie a queste istruzioni che poi si possono tranquillamente cancellare. Ecco, a parte questa console.log, il fulcro, la cosa importante è tutta qui, la vedete? $.post, chiamata Ajax al server tramite jQuery. Poi ho risolto anche il problema dell'URL assoluto e relativo. Poi dopo ti spiego. Allora, qui c'è il pathname del file, dello script PHP, cioè è lo script che sul server deve come sempre gestire i dati, quindi è sempre la solita storia, non è che cambia. Devo dire questo URL, che è il parametro obbligatorio, è proprio l'URL, cioè il pathname del file dello script PHP che sul server gestire i dati. Naturalmente, se lavoro con PHP potrei usare qualunque altro linguaggio lato server. Java, useremo anche Java, vedremo con Java come si fa. Ma il principio è sempre lo stesso, cambia qualcosa sulla sintassi, Java, invece qua rimane sempre tutto uguale. Quindi, $.post specifico l'URL. Poi, come secondo parametro ci sono i dati da inviare al server. Potrebbero anche non esserci dati, però in questo caso ci sono. Quindi i dati sono stati serializzati,
sono una stringa praticamente che io sto inviando al server dentro ad una variabile che ho chiamato data. Io l'ho chiamata così. Ok? Bene, queste sono le due cose importanti. Questi sono i dati che adesso partono, vanno sul server e verranno gestiti da questo script PHP. Il fatto che ci sia PHP qua davanti è perché lo script si trova nella cartella PHP. Che cos'è invece questa roba qua? Questa function response. Ecco, questa funzione non viene eseguita subito. Rimane lì, non viene eseguita. Verrà eseguita solo quando il server risponderà, cioè quando invierà indietro i dati, che nel nostro caso sono quelle tre stringhe, una delle tre stringhe. E dove finiscono i dati, cioè le stringhe inviate dal server? Dentro questa variabile qua, response. Quindi adesso noi siamo in un livello intermedio, no? In cui abbiamo preparato i dati, li stiamo mandando al server e ci interrompiamo un attimo perché questa funzione che si chiama funzione di callback verrà eseguita quando il server risponderà. Però adesso è come se fosse morta un attimino, si è addormentata un attimino. A questo punto i dati passano al server e tutto funziona esattamente come prima. Cioè, qua più o meno c'è qualche piccola variazione, cos'è che varia? Varia il fatto che ho aggiunto una variabile $response, ma semplicemente per rendere il codice un pochino più carino. Dentro questa variabile $response finirà la stringa da inviare, una delle tre stringhe. Però il resto è uguale a prima. Penso che riusciate a rendermene conto che è sempre lo stesso. Sempre lo stesso. Fino a qui. Perché quando c'è l'invio della risposta al client, non ho più il problema di usare header, allocation, cioè fare redirect. No, mando semplicemente indietro i dati. Intanto imposto $response. Allora, se $result è true, ripeto nuovamente che devo restituire thank you, quindi assegno questa variabile thank you. Altrimenti, se il dollaro result è falso, vuol dire che l'utente sta duplicando la sua mail, allora li metto all'interno della variabile dollaro response, you have already entered this mail. Poi chiudo la connessione, esattamente come prima, altrimenti dentro dollaro response metto missing email perché l'utente ha inviato senza mettere l'email. Quindi è uguale, la logica è la stessa, cambiano pochissime cose, cioè quello che cambia è che non c'è più la redirezione e inoltre c'è una variabile che contiene la stringa, il messaggio da inviare come risposta al client. Fatto questo, come viene inviato? Come se si trattasse di un output con echo $response. E il lavoro dello script PHP finisce qui. Ecco i dati che si spostano e ritornano dove? Ritornano qui, qua dove ci eravamo fermati. I dati restituiti, cioè una di queste tre stringhe, che non possiamo ovviamente adesso sapere quale delle tre sarà, però una di queste tre finirà dentro a questo parametro response. Cosa bisogna fare adesso? Bisogna collocarlo all'interno della pagina HTML. Giusto? Ok. E cosa bisogna semplicemente fare? Semplicemente andare a fare un alert di response e basta. Fare un alert e sulla pagina comparirà adesso poi vi carico il codice e vi faccio vedere come funziona. Comparirà l'alert box con dentro il codice e la stringa restituita. La Ajax ha un vantaggio oltre a questo che avete appena visto, del quale vi ho parlato, ha anche il vantaggio di poter appunto fare chiamate asincrone al server. Difatti il default è la chiamata asincrona, ma si possono fare anche chiamate sincrone. Qual è la differenza? La differenza è che se io faccio una chiamata asincrona al server, non blocco l'utente sull'interfaccia, cioè l'utente. Non so, vi sarà capitato secondo me qualche volta, non so se siete troppo giovani, quindi i siti che avete visitato sono già tutti molto ben fatti, ma invece a me, che non sono poi giovanissima, è capitato
nel passato più volte di trovarmi bloccata sull'interfaccia. Bloccata vuol dire che schiaccio un pulsante e non posso fare più nient'altro. Sono in attesa. In attesa di cosa? Di una risposta dal server, che può anche tardare ad arrivare, adesso un po' meno, una volta c'erano delle connessioni molto più lente, c'è gente che ancora ha connessioni lente perché dipende, ci sono delle zone in Italia che non è che sono servite molto bene dalla DSL, no? Non hanno la fibra, e quindi aspettano, sono bloccati, non possono fare nulla. Questa è perché la chiamata è sincrona. Grazie ad una chiamata sincrona invece noi consentiamo all'utente di attendere la risposta senza rimanere bloccato sull'interfaccia. E quindi questo è un altro vantaggio. Quindi, come non so se io lo faccio troppo semplice, però come avete potuto notare non è che sia una cosa così fuori dal mondo. Bisogna esercitarsi perché il codice c'è, però bisogna fare un po' di esercizio, dopodiché uno si impadronisce di questa tecnica, la capisce e la può applicare anche in tanti altri contesti. Quello che faremo successivamente, ho usato il to do appunto, che è tipico degli informatici quando devono terminare di fare qualche lavoro, e dobbiamo vedere come migliorare l'interfaccia utente con Bootstrap, perché l'alert box è proprio brutta, e quindi nelle prossime lezioni vedremo come si può visualizzare un messaggio utilizzando Bootstrap e non le finestre di JavaScript. E poi invece un'altra questione importantissima per voi che siete quest'anno appunto in quinta è quella della sicurezza, sia delle reti, ma anche dei sistemi, ma anche delle applicazioni. Allora, la domanda che ci dobbiamo porre è: ma se io invio l'email e la memorizzo sul database, ci possono essere dei problemi? Che tipo di problemi? Tenendo conto che l'email dovrebbe essere un dato pubblico, non un dato sensibile. Però questo può provocarmi dei problemi oltre allo spam, che ovviamente che se qualcuno mi ruba l'email magari inizia a bombardarmi con dei messaggi non graditi. Ecco, come posso fare per evitare, no, che magari all'interno di una tabella di un database vengano rubate le mail? Ci sono delle tecniche che possono essere utilizzate per far ciò? Allora, questo sarà argomento delle prossime lezioni, un po' spalmato anche sul secondo quadrimestre, perché è un argomento molto complesso che non potremmo certamente esaurire, non si può esaurire in una scuola superiore, ecco, bisogna poi affrontarlo o a livello universitario, neanche dopo, post universitario, oppure bisogna lavorarci. E beh, comunque, adesso interrompo la registrazione, così vi dico anche altre cose.